Non c'è pace tra i centristi dopo la rottura del terzo polo, la debacle delle europee. Oggi il renziano Luigi Maratin lascia il partito di Matteo Renzi. È con un forte dispiacere personale, ma con un altrettanto forte convincimento, chiarezza e determinazione politica che annunciamo il nostro addio alla comunità politica di Italia Viva. Contemporaneamente a questa, in un mondo sideralmente più importante e rilevante, c'è a Bruxelles la conferenza stampa di divulgazione del rapporto Draghi sulla competitività e il futuro dell'Unione Europea. È stato pubblicato da pochi minuti, ho dato solo una veloce scorsa, ma il punto politico vero è che a questo punto, nel panorama politico italiano, non c'è un partito che abbia quell'agenda lì. Maratin, non c'è pace tra i centristi, che succede? Beh, Italia Viva non è più centrista a questo punto, nel senso che no, ha scelto legittimamente la collocazione del campo largo. Non so se, diciamo, se dall'altra parte sono d'accordo o meno, ma non mi riguarda più. Io invece continuo a credere che l'Italia manchi quel pezzo lì. Lei lo ammette, non sono tra i politici più simpatici, sì, detto sì, prima, sì, però sì. Magari è ironico e non se la prenderà, quindi sì. Quando qualcuno titolerà la scissione dell'atomo. Guardi, più che scissione, ripeto, qui si tratta di Italia Viva, diciamo che con le modalità che ho contestato ho proprio scelto di andare da un'altra parte. Quindi non è che se fossimo rimasti al centro e mi scendevo perché non mi era simpatico Renzi, sì. Ma qui si tratta di un abbandono campo. Un ultimo messaggio a Matteo Renzi? Grazie per tutto quello che hai fatto per me, credo di avermi pagato. E forza Juve. Grazie a voi, grazie, buon lavoro.